Pallo è un comune della città metropolitana di Genova con oltre 29.000 abitanti e la cittadina più popolosa del Tiguglio. Il suo territorio si estende su 33,61 km quadrati. Le origini risalgono all'epoca romana, anche se tracce di insediamenti preistorici suggeriscono una storia ancora più antica. Questa città ha giocato ruoli significativi in eventi storici di rilievo, come il Trattato di Rapallo del 1920 tra Regno d'Italia e Regno di Jugoslavia e quello del 1922 tra Germania e la Russia sovietica. Il castello sul mare, edificato nel 1551, è uno dei suoi simboli. La fortezza fu costruita per difendere la città dalle incursioni dei pirati. La Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, con le sue radici medievali, rappresenta poi un altro punto di riferimento spirituale e culturale, così come il santuario di Nostra Signora di Montallegro, che sorge sul monte dove apparve la Madonna. Il turismo è uno dei pilastri dell'economia locale, supportato da un fiorente settore dei servizi e una vivace attività commerciale e artigianale. Sono cinque i candidati a sindaco per le amministrative 2024. Io spero che la gente torni al voto e deve avere fiducia nella politica. Ci sono 9.000 persone che non vanno a votare a Rapallo e altre 3.000 che quando vanno a votare fanno schede bianche nulle. Praticamente è poco meno il 50% degli aventi diritti al voto. Io, come si vede, sono politico poco, ci lavoro e abbiamo lavorato in questi giorni con delle persone molto, molto capaci per fare quello che c'è da fare per Rapallo e cambiare Rapallo. Quindi siamo una lista sola, probabilmente sfortunata a confronto a chi ne ha 2, 3 o 4, però quello che noi diciamo cerchiamo di portarlo avanti, cerchiamo di essere una politica vicino al cittadino per il semplice motivo che ultimamente non è così semplice avere una politica vicino al cittadino, soprattutto a Rapallo. Io credo che Rapallo si trovi davanti ad un bivio, si può scegliere una politica priva di coraggio oppure si può scegliere se tornare liberi. Liberi da questi gruppi di potere, liberi da queste rendite di posizione, liberi da queste cattive amministrazioni, ma anche liberi da queste opposizioni inesistenti. Io in questi anni mi sono battuto molto in città con molti gruppi, con onestà, coerenza e non ho chiesto mai nulla in cambio. Oggi chiedo un voto per me e chiedo un voto per le mie liste, Unione Popolare e Libera Rapallo. Credo che l'unico voto utile sia il voto non tradito. Noi ci metteremo a disposizione dal giorno dopo le elezioni, a disposizione di tutti i cittadini, per dare voce a chi voce Rapallo non ha mai avuto. Rapallo per la prima volta ha la possibilità di avere un sindaco donna e quindi di cambiare quello che negli anni è sempre stato, quindi avere una donna con una visuale diversa. Vorrò essere il sindaco dei miei cittadini, sono una persona semplice, sono una persona umile, mi piace dialogare, mi piace ascoltare e se sarò eletta sindaco voglio essere proprio questo per i miei cittadini. Innanzitutto avvicinarli nuovamente alla politica, ma soprattutto avvicinarli al comune. In questi anni si sono distaccati e quindi sarò un sindaco che ascolterà. Le mie liste sono formate da persone competenti, alcuni di loro è vero appartengono all'amministrazione uscente, ma credo che comunque valga la pena anche di rivotarli perché alcuni di loro metteranno in campo le loro capacità e credo che Rapallo si meriti il ritorno a una sana normalità. Devono fare un voto utile, devono votare persone che abbiano capacità, competenza, che sappiano gestire operazioni importanti come il tunnel, il porto, il tunnel per Santa Margherita. Sono operazioni in cui non basta dire ci sediamo a tavolo, bisogna sapere cosa si fa al tavolo. Quindi come io non potrei fare il cardiochirurgo, molti altri seduti qua vicino a me non possono fare il sindaco. Non hanno le capacità per farlo. La mia squadra è fatta da persone professionisti che potrebbero trattare tutti i temi oggetto dell'amministrazione. Prima di tutto chiedo ai cittadini di Rapallo di andare a votare.
e di non far decidere a una minoranza chi dovrà amministrare Rapallo. Noi siamo l'unica alternativa di governo della città e non dobbiamo lasciarla in mano a chi ha già governato con pessimi risultati. Noi dobbiamo ricostruire questa città ripartendo dalle persone, dal territorio, dalle associazioni, dal lavoro. Riprenderemo in house la gestione dei parcheggi per creare più lavoro nella nostra città. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per Rapallo, un futuro fatto di opportunità, di crescita e di condivisione. Un futuro dove tutti possono sentirsi protagonisti del cambiamento. Insomma, scegliamo Rapallo, scegliamola insieme.